Ma noi giochiamo, sì, se preso una strada si va avanti su quella strada lì, se allora dai profondità rischi di brutto, perciò abbiamo cercato di fare una partita che si doveva fare, penso, una partita attenta, a dare pochi spazi e ripartire quando si poteva. Per un periodo l'abbiamo fatta anche discretamente, poi nel secondo tempo un po' meno. Sì, no, appunto, il problema è che lì si doveva uscire, invece l'abbiamo fatta stoppare, toccare, calciare. La squadra lì esce e perlomeno gli impedisce, come ha fatto un po' anche Cosenza in alcune occasioni, a corpo morto si è buttato su chi tirava. Però non è qui che il Cosenza al limite deve prendere dei punti. Cosenza deve fare il suo percorso, deve lavorare, migliorarsi, perché c'è tante cose da migliorarsi, però mi sembra che la strada che abbiamo preso sia una strada giusta. Tutto qui. Ottime ripartenze, però alla fine avete mancato un po' di cattiveria negli ultimi metri. Ma è lì che dobbiamo un po' migliorare, sistemato un po' altrove sembra, perché poi non si sa mai, però dobbiamo essere molto più cattivi, dobbiamo muoverci molto di più, dobbiamo attaccare di più gli spazi, dobbiamo sacrificarci di più. Avevamo anche gente che rientrava, ci manca anche un attaccante come Tutino che in queste cose è anche abbastanza bravo, perciò vediamo, speriamo di tirarsi fuori dai guai alla svelta. No, ma del Lecce lo sai che io non parlo degli altri, io dico che se sei in testa con questi punti che hai, vuol dire che sei una squadra vera, importante. Penso che alla fine sia questa la cosa principale. Si comportano da squadra, hanno diverse armi per vincere le partite e da un certo punto di vista questo li può aiutare nell'arco di un campionato. Sì. C'è il rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni per poter segnare, comunque, come l'hanno avuto loro, l'abbiamo avuto anche noi. Chiaro che venire qua non è facile fare il risultato perché stiamo parlando di una grande squadra come il Lecce, però penso che abbiamo fatto una bella figura stasera. Sì, abbiamo cambiato anche modulo, quindi abbiamo dovuto cambiare tutti un po' mentalità perché ci mancava sicuramente un po' di cattiveria, un po' di, sì, aveva una mentalità sbagliata, diciamo, fino a quel momento. Adesso, secondo me, se strappavamo un punto qui, eravamo tutti più contenti, però continuiamo per la nostra strada. Sì, certo, il nostro obiettivo è quello e dobbiamo. La classifica è abbastanza corta, nel senso se ingarri un paio di risultati utili consecutivi, poi centreremo il nostro obiettivo sicuramente. Chiaro che essere lì non ci aiuta, perché mentalmente un po' si può accusare la posizione in classifica, però siamo pronti a dare tutto da qui alla fine. Senti, posso chiederti un raffronto, vedete, contato prima il Catania, adesso il Lecce, sono tra le due squadre, diciamo, che possono lottare per il vertice, le differenze che notate? Guarda, sono due squadre secondo me diverse e abbiamo giocato due partite diverse perché col Catania siamo andati in svantaggio subito e poi loro si sono difesi tutta la partita e abbiamo avuto diverse palle gol. Oggi loro non sono riusciti a segnare nel primo tempo, quindi abbiamo avuto qualche palla gol noi. Stiamo parlando di due squadre con un organico molto importante, sicuramente se la giocheranno fino alla fine.